di loro. E, i diritti legati, e, insomma, è una forma di democrazia. Matrimoni forzati e precoci, un incubo per 12 milioni di ragazze ogni anno, anche in Italia. Le spose bambine, immagini terribili e drammatiche che le vedono accanto a uomini adulti, in condizioni di solitudine, terrore, sconforto ed angoscia. La pratica dei matrimoni obbligati è ancora drammaticamente diffusa nel mondo, conseguenza delle disuguaglianze e delle discriminazioni di genere. Il fenomeno delle spose bambine si combina spesso anche alla povertà estrema. E della questione femminile a 360 gradi e delle condizioni delle donne nel mondo se ne è discusso a Sarno. In prima linea gli studenti con propri contributi video per confrontarsi su temi complessi e purtroppo ancora terribilmente attuali. The hands of the regime of the mullahs in Iran is stained with blood for the crimes against humanity that you are committing. We the peoples demand the unconditional and immediate. Così gli studenti dell'IIS Fermi di Sarno hanno presentato un documentario commovente di profonda riflessione, le spose bambine nel mondo ed in Italia, quanto ci sia ancora da fare per la libertà, l'uguaglianza e la democrazia. Siamo dell'IIS Fermi di Sarno e i ragazzi hanno preparato un documentario. La prima parte tratta il tema dell'Iran, Afghanistan, quindi tutto ciò che sta accadendo nel mondo, anche delle statistiche che riguardano la stessa Italia, quindi la condizione della donna in Italia, e poi in una seconda parte invece trattiamo il tema delle bambine del Benin, quindi un'area del mondo anche abbastanza trascurata, poco conosciuta. C'è questo giovane reporter che si reca proprio presso l'abitazione di una famiglia che decide di dare in sposa sua figlia, che ha 13 anni, a un uomo di 60 anni. Quindi spiega anche le dinamiche, il fatto che questa bambina debba poi eventualmente partorire e quindi la difficoltà del parto, e il papà prepara un intruglio magico per cui questo bambino crescerà poco e la bambina sarà in grado di partorirla per dare alla luce un figlio ad un uomo di 60 anni. Lei ovviamente è riluttante perché pensa che suo padre sia paragonabile all'età del suo sposo e viceversa, e dichiara di andare alla polizia, ma in realtà nessuno parla, quindi probabilmente lei sarà destinata a tutto ciò. Questo perché ovviamente le bambine del Benin, come in parte del mondo, sono soggette anche alla mancanza di scolarizzazione, pertanto non hanno nessun'altra possibilità anche di inserirsi nel mondo del lavoro se non quello di, per non perire di fame, di sposare un uomo più grande. Lei ha fatto un passaggio, nessuno parla, quanto è importante oggi parlare all'interno delle scuole, lei da docente? È fondamentale. Io lo faccio e tra l'altro ho ragazzi di informatica, per cui tutti maschi, tutti ragazzi, li coinvolgo moltissimo, ecco, anche nel caso del documentario, lo hanno preparato loro, ho soltanto dato un input, e perché credo sia fondamentale, soprattutto da parte loro, l'aggressività, la mancanza di rispetto per la donna, la mancanza di libertà, che spesso purtroppo non si comprende, e credo che sia uno dei temi fondamentali per cui i ragazzi vadano sensibilizzati, soprattutto i maschi. Il 38% delle donne italiane sono ancora sottoposte alla violenza e alla sottomissione all'uomo, e la cosa forse più grave è che quando vanno a un colloquio di lavoro le si chiede innanzitutto se le ovaie sono a riposo. Credo che questo sia estremamente grave. È negata quotidianamente, insomma, quindi dall'Iran all'Afghanistan, ma anche nella nostra Italia, insomma, quindi...